buonasera. Siamo qui nella sede della Clubhouse della Rugby Parma, recente ristrutturata, e siamo qui con gli amici della Rugby Parma. Siamo in un posto molto importante, un posto iconico, perché siamo all'interno di un museo, esattamente il Museo Silvio Bocchi. Racconta la storia di questa straordinaria società che proprio in questi giorni ha compiuto il 90° compleanno e rappresenta a Parma un'eccellenza sia sportiva ma anche sociale, perché la Rugby Parma si è sempre, diciamo così, confrontata poi non solo a livello sportivo ma anche nella società. E quindi abbiamo con noi Giacomo Banchini, abbiamo con noi Giovanni Banchini e Saverio Zagnoni. Lascio la parola a Giacomo. Grazie Tullio. Io mi avvicinerei alla storia della Rugby Parma mostrando la prima squadra della Rugby Parma del 1931. Questa è una foto del 32, ma il rugby a Parma arrivò per merito di alcuni pionieri, alcuni dei quali poi hanno fatto la storia della Rugby Parma per decenni, che tornando da Torino, dove erano andati per partecipare a dei giochi sportivi di atletica, videro per la prima volta giocare il rugby in quel di Torino e tornarono entusiasti di questa nuova disciplina e cercarono di farla praticare, di inserirla anche nel contesto della Parma sportiva. E così nel 1931 è nato per la prima volta il rugby Parma come GUF Parma, Gioventù Universitaria Fascista, che era la denominazione che venivano date a tutte le società sportive. E in questa fotografia si vedono i pionieri giganti che hanno portato il rugby Parma, tra cui Mario Pirazzoli, che poi fu allenatore anche del Parma Scudettato e la cui tradizione è continuata per almeno un trentennio nel rugby parmense, e ci sono Penzi, che era uno di quelli rientrati da Torino che fondarono la Rugby Parma, e ha tanti altri giocatori, che fra cui Genesio Bonati, che è stato il primo giocatore della Rugby Parma a rivestire la maglia di nazionale universitario prima e poi di nazionale Serie A nelle due anni successivamente. Dal 31 al 46 il Rugby Parma ha iniziato a prendere piede prevalentemente nella gioventù studentesca e universitaria e ha incominciato a gettare i semi di quelle che sarebbero poi diventate le squadre della Rugby Parma, che negli anni 50-60 hanno segnato la storia dello sport parmense. Come diceva Tullio nell'introduzione, la Rugby Parma si è sempre distinta nello sport parmense al di là dei valori sportivi, ha sempre generato dei valori sociali e dei valori educativi che sono rimasti fino ad oggi, anzi ancora oggi ancora di più sono alla base di quello che la società vuole esprimere all'interno della città. Arriviamo negli anni 50, quando per una fortunata combinazione un gruppo di uomini e soprattutto un gruppo di amici, e sottolineo amici perché secondo me l'amicizia è stata uno dei cardini fondamentali di successo di quei 10 anni di quella squadra, si riunirono e iniziò l'epopea della Rugby Parma, che nel 1946 prese la denominazione sociale prima di Società Sportiva Rugby Parma e successivamente di Rugby Parma Football Club 1931, che è diciamo il logo che tuttora viene rappresentato. E qui, come vedete, ci sono dei nomi che a me fanno venire i brividi: Lanfranchi, Masci, Serra, Percudani, Lombardi, Baio, Mazzotti, Negri, Fornari, Zoni, Mancini, Pisaneschi, Aiolfi, Andina, Tedeschi e Rossini,
Molti di questi non sono solo nella storia del rugby, sono nella storia della città. Questo impianto sportivo è dedicato a Mario Pisaneschi, che è stato un giocatore epico, uno di quelli che introdusse in Italia l'apertura in tuffo, che era stata inventata a Stellenbosch da Kraven negli anni 30. E poi altri, come solo il nome Negri, che è stato presidente del Pantheon e del CONI locale, Aiolf Mancini, che è stato poi presidente della Rugby Parma. Sono una serie di giocatori che poi negli anni successivi, fino alla fine degli anni 50, guidati da allenatori, educatori incredibili come Mario Pierazzoli, Tonino Franchi, poi Giustino Ferreoli e Gianni Del Bono, e questi incredibili giganti sono quelli che hanno fatto poi della Rugby Parma una squadra che è rimasta nella memoria di tutti gli sportivi parmigiani e nazionali per il tipo di rugby alla francese, spumeggiante, eccetera, che in effetti incantava veramente. Tenete presente che fino all'inizio degli anni 60 la Rugby Parma giocava al Tardini, si allenava nel fango del campetto dietro la tribuna scoperta, ma le partite alla domenica si svolgevano al Tardini, molto spesso con 5-10 mila spettatori. Negli anni 55-56 la Rugby Parma aveva più di 3.000 abbonati al campionato di Serie A, a pagamento naturalmente. E il Tardini è stato per tanti anni il punto di riferimento, che è stato poi sostituito nella storia da campo di Viale Piacenza, il mitico campo di Viale Piacenza, e attualmente dal campo di qua di Via Lago Verde, che è intestato a mio padre, a Giuseppe Banchini, che di quegli anni fortunatamente fu il presidente della squadra. Erano degli anni particolari in cui chi giocava a rugby viveva di rugby. Ci si trovava praticamente tutte le sere alle 7 di sera al bar centrale, nel triangolo delle Bermude, che era formato dal negozio di Perego, il negozio di Miro Guerrini, un altro gigante della Rugby Parma, e il bar centrale. Affisso fuori dal bar centrale c'era al venerdì sera la lista dei convocati, e tenete presente che allora le squadre della Rugby Parma erano solo tre: c'era la prima squadra, le riserve e la giovanile, che faceva la Coppa Cicogna, e non si potevano cambiare giocatori, per cui il numero dei giocatori era piuttosto ristretto. Si scendeva il campo in 15, se uno si infortunava si rimaneva in 14, per cui insomma era un rugby proprio sui generis. In questo triangolo tutte le sere si discuteva di rugby. Poi altri posti mitici della Rugby Parma sono stati i guasti di Santa Cecilia, che è stata la prima sede tipo clubhouse molto molto primitiva. Poi dal guasti di Santa Cecilia ci siamo trasferiti in Piazzale della Macina, dove avevamo una bella clubhouse, ma che è durata poco perché per motivi economici, e poi dalla clubhouse Piazzale della Macina direttamente alla clubhouse qua di Via Lago Verde. Un'altra cosa che mi premeva a dire è che come nasceva il budget, come si poteva mantenere una squadra di questo genere fatta esclusivamente di dilettanti. Si manteneva grazie al contributo volontario dei singoli consiglieri, che facendo un porta a porta, prima facevano il budget e poi facevano il programma per la squadra. Alla fine della stagione, prima dell'inizio della stagione successiva, c'era il premio campionato, che era di solito fare una trasferta in Spagna una volta, in Francia un'altra volta, in Jugoslavia, in Cecoslovacchia, che diventava anche un motivo di rinsaldamento di quei valori, di quell'amicizia che secondo me è stata alla base del successo di queste formazioni dagli anni 50 agli anni 60.
Sì, buonasera, sono Giovanni Banchini e ho giocato a rugby diversi anni, cioè a partire in pratica dal 1974 al 1991 e fortunatamente, dico fortunatamente perché chiaramente ho avuto questa grandissima possibilità dall'81 al 91 in prima squadra in Serie A. E il nome Banchini devo dire che non ha condizionato la mia vita rugbistica, anzi l'ha fortemente in pratica incoraggiata e soprattutto ogni giorno in pratica sapevo benissimo cioè di quello che dovevo in pratica necessariamente non dimostrare ma fare. In che senso? In che senso che io a 12 anni, perché allora si iniziava tardi, non come adesso che in pratica a 5 anni sono già in pratica super allenati e già pronti in pratica per sfide importanti. Ecco, io in pratica a 12 anni ricordo che mi iscrissi in una squadra di calcio e il nonno Giuseppe, in pratica presidente degli anni 50 della Rugby Parma, mi prelevò dal campo di calcio e mi mise la maglietta in pratica a righe giallo-blu dicendomi guarda provaci perché secondo me forse è meglio evitare di usare il pallone rotondo di quello vale. No, dico tutto questo perché in effetti insomma rugby per noi è stata una disciplina importante, una scuola di vita e un qualcosa che ancora oggi cioè siamo orgogliosi cioè di incontrarci tutti quanti ex giocatori, perché rugbista non sei mai un ex, lo sei a vita, quindi ex giocatori con questo entusiasmo e questa voglia veramente di stare insieme. Stare insieme perché? Perché non dimentichiamoci che gli anni in cui ho giocato, quindi in pratica in prima squadra dall'81 al 91 come ho detto, erano anni in cui il rugby era assolutamente dilettantistico. Dilettantistico con alcune diciamo forme non di professionismo ma di aiuti che si davano soprattutto ai giocatori che venivano da fuori Parma, che erano assolutamente pochi, perché non dimentichiamoci che negli anni appunto 80-90 la maggior parte, cioè del 15 che partiva titolare sui campi da rugby, almeno il 60% erano atleti della Rugby Parma che venivano da Parma. Ovvero in pratica frutto cioè delle giovanili, quindi frutto degli insegnamenti che gli venivano impartiti da, non dico allenatori, perché non erano solamente allenatori, ma erano dei maestri di vita. E io ricordo che tra questi maestri di vita c'è cioè David Williams, che fu uno dei primi diciamo stranieri che venne in pratica a Parma come giocatore, ma poi diciamo che la sua popolarità e notorietà è più da allenatore che non da giocatore, fu proprio quello che ci insegnò la tecnica del rugby, anche diciamo una tecnica non solo francese come in pratica era solita giocare la Rugby Parma, ma anche più anglosassone. E poi successivamente appunto ricordo nella mia esperienza rugbistica Daniele Ferrari, che oltre ad essere stato un grande giocatore è stato anche un grandissimo allenatore, e la giovanile dei nostri tempi è quella che poi per 10 anni ha alimentato in pratica la prima squadra. E come dicevo, poi dal diciamo dilettantismo puro nostro si è passato poi agli anni 90 dove il rugby è cambiato, ma dove lo sport in generale è cambiato. Però come dicevo, insomma, il dilettantismo è un qualcosa che lo ricordi, ma perché tutti i giorni cioè, lo metti in pratica, questa diciamo esperienza che siamo riusciti a fare grazie a questa meravigliosa società. Buonasera, sono Saverio Zagnoni, ho giocato a rugby nella Rugby Parma dal 1975 al 1993 in seconda squadra o under 23, poi sono stato dirigente, consigliere, accompagnatore, eccetera. Sono tornato dopo qualche anno di assenza nel 2011 e mi sono occupato soprattutto dei Cuori Gialloblu che abbiamo fondato nel 2014. E attualmente sono segretario dei Cuori Gialloblu e vorrei parlare un attimo del museo, che è stata un po' una delle nostre creazioni più importanti. Il museo della Rugby Parma, giustamente intitolato a Silvio Bocchi, è stato fondato nel 2016 ed è forse l'unico museo di una società rugbistica di club in Italia. E, ad esempio, la teca centrale rappresenta un po' tutta la storia della Rugby Parma dall'inizio fino a oggi. Infatti possiamo vedere la maglia del cinquantenario donata da San Bodini,
la maglia della nazionale di Mario Pisaneschi, donata negli anni 50, era mediano di Mischia, la maglietta di Mimmo Mancini, che era tallonatore negli anni 50, poi è stato anche presidente della Rugby Parma. Poi ci sono i tre palloni degli scudetti degli anni 50, questa è la maglia della, della giovanile della Rugby Parma, che ha vinto il titolo nel 1967 quando l'allenatore era Silvio Bocchi, e è stata donata da Mimmo Adorni. E poi ci sono due magliette della nazionale donate da Giancarlo Dondi, ex giocatore ed ex presidente della Rugby Parma, donate quando era presidente della federazione. Questa è dei mondiali del 2011 e questa invece è stata donata a Giancarlo Dondi in occasione della prima vittoria all'estero nelle Sei Nazioni. È stata donata a lui dai giocatori della nazionale e Giancarlo Dondi l'ha donata al Museo della Rugby Parma. Poi ci sono le tre Coppe Italia, la Supercoppa, vinte dalla Overmach Rugby Parma negli anni dal 2000 in poi. Poi c'è anche una Coppa della Giovanile della Rugby Parma, che è stata vinta due anni fa con questa gestione. Poi qui ad esempio abbiamo i caps della nazionale che sono stati donati da Tedeschi, Temistocle Tedeschi, Primo Masci, Mario Percudani, che è stato il primo presidente del Cuore Gialloblu, Giancarlo Degli Antoni, e qui ci sono le scarpette degli anni 50 conservate benissimo che sono appartenute a Luciano Cortesi, storica seconda linea degli anni 50. Poi abbiamo tanti altri cimeli. E mi permetto anche di ricordare, cioè di ringraziare Giuseppe Pirazzoli, l'architetto del museo, che ha contribuito molto alla fondazione del museo, e anche Antonio Zibanna, che ha donato tantissime maglie della nazionale, perché lui, oltre che essere stato un giocatore e dirigente della Rugby Parma, è stato team manager della nazionale che ha esordito nelle Sei Nazioni all'inizio degli anni 2000. Ad esempio c'è anche una maglietta donata a lui da Kieran Crowley, attuale allenatore della nazionale, che ex All Blacks estremo, che aveva giocato nella Rugby Parma negli anni 80, quindi abbiamo anche tantissime maglie importanti.